Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e oggi partiamo con la seconda stagione della nostra carriera allenatore su Ultimate Team. Ok ragazzi, eccoci qua nella divisione 9, ovvero nella nostra seconda stagione che inizierà oggi. Lo scorso episodio non è andato tanto bene quanto il primo, quindi a me piacerebbe che arrivassero tutti i video a 100 mi piace, quindi se non l'avete lasciato e se non l'avete visto soprattutto, andate a vedere sul canale o sulla playlist, ci sono tutti i video, tutti gli episodi di questa fantastica serie. Quindi lasciate fin da subito un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a 100 mi piace per questo episodio, perché so che ce la possiamo fare, ce l'abbiamo fatta nel primo, quindi perché non farcela in questo terzo episodio. Ma sentiamo cosa ha da dirci la dirigenza. Ok Leo, questa divisione 10 l'abbiamo superata. Adesso la cosa si fa un po' più avvincente. Devi superare la divisione 9 con questo team che ti do. Diciamo che è un team un po' più divertente, un po' più skillato, un po' più rapido nei movimenti rispetto a quello di prima. Mi raccomando, soddisfa anche questi obiettivi. Obiettivi forse sulla carta un po' più difficili, ma conoscendoti ti divertirai molto molto di più e spero farai divertire anche noi. Mi raccomando, non deludere la dirigenza e ci vediamo in una prossima divisione qualora la superassi. Ok, ben fatto Ricky, questa volta abbiamo obiettivi un po' più alla Just Strong, per così dire, con un po' di skill goal, ovvero abbiamo non subire gol d'angolo, e questo sarà tostissimo per mantenerci un portiere oro, visto che questa volta non ce l'abbiamo. Non subire espulsioni per mantenerci un difensore oro. Segna un gol da fuori area per mantenerci un centrocampista. Segna due skill goal, questo è per l'attaccante, due skill goal ce la possiamo fare. Segna due su cross in rabona, quindi solo una volta, per tenerci o un terzino, un esterno di fascia a scelta di Ricky. Bene, sono episodi che in realtà mi piacciono, ma prima di dire ok gli episodi andiamo a vederci la squadra. Quindi entriamo nella stagione 9 e questa è la squadra, vedo tanti 5 star skill. Abbiamo Stefano Ciarabi nella sua versione IF, non male. Poi abbiamo Ben Arfa, abbiamo Yarmolenko, Götze, Rabiot, Ciciretti, spettacolare. E poi abbiamo una difesa abbastanza scandalosa. Mamma mia, la difesa fa veramente ridere. Comunque vi ricordo che abbiamo 30.000 di budget trasferimenti che dobbiamo utilizzare completamente. Cioè, quello che ci avanza non verrà mantenuto per la prossima stagione. Quindi, come è in realtà nella carriera allenatore. Quindi in realtà devo cercare di spendere al meglio questi crediti. Ora l'attacco va bene, anche se Ben Arfa non è una punta, ma ce lo lasciamo qui. Il centrocampo pure non è male. In difesa ragazzi, oltre ad avere due argento, che sono quelli per gli obiettivi falliti, abbiamo questo Da Silva che è veramente orribile, quindi io cambierei lui. Ok, ho trovato il sostituto, anche se non costa 30.000 crediti, ma costa molto meno. Quindi entra in panchina insieme, non ve l'ho detto, a quelli che ci siamo portati allo scorso episodio, cioè alla scorsa stagione, sono Ogbonna, Salvio e Jonas. Quindi Ogbonna già potrebbe andare bene come sostituto in difesa, anche se comunque me lo prendo adesso. Salvio in attacco può dare nel fastidio, anche Jonas magari prelevando un altro centrocampista centrale e spostando Ben Arfa a centrocampo. Comunque vi dicevo, il difensore centrale che ho deciso di mettere viene dalla Ligue 1, ovviamente, perché mi serve per l'intesa, e in realtà viene dal Paris Saint-Germain. Purtroppo non sono riuscito a prendere Da Silva perché costava molto più di 70.000, cioè molto più di 30.000, anzi 70.000 crediti, e quindi siamo andati a prendere Marquinhos, che comunque è un ottimo difensore, non è altissimo, 1,83, però per me può fare bene. Si collega benissimo con Rabiot, come tutti gli altri, hanno tutti ben intesa, e quindi possiamo andare a giocarci questa nuova stagione. Ok, ecco qui la prima partita, anzi la prima squadra è di Nathan FC, una francese, con Valbuena, Gignac e Amouma, penso, in attacco. Anche Alessandrini adattato al centrocampista centrale. Lui ha quel Da Silva che abbiamo scartato perché era lento, quindi vediamo di sfruttare quella parte della sua difesa. Aghezze per Yarmolenko, buono, può correre Yarmolenko. Correre, attenzione, proviamo a mettere in mezzo il cross di Rabona per il Ciciretti. Mamma mia, il Ciccio vicino subito al gol sul cross in Rabona. Deviazione qui del difensore, eccezionale.
Perrin, perché crossa lui e non è in cross di Rabona perché c'era Perrin, però è un gol di testa di Ben Arfa, 1-0, assurdo. Attenzione, qui è l'avanzata dell'avversario, buona la chiusura del nostro portiere, Dupé. Attenzione che l'avanzata, c'è il gol, l'1-1 del nostro avversario, maledetto, al 28esimo, proprio un Alessandrini, peccato. Buona subito questa azione, questo 1-2 tra Ciciretti e Yarmolenko, Ciciretti prova a rientrare, mi aspettava lì. Questo avversario me li capisce abbastanza bene, Skip, per il momento sono riuscito a fare poco, quindi magari concentriamoci più su un tiro da fuori o un cross in Rabona. Guarda lì come filtrano sti passaggi, guarda lì, guarda, mamma mia, calcio d'angolo per Ben Arfa. Aspetta il momento di Esciarabi, arriva, eccolo qua. Ancora buono per Ben Arfa, ma dai, ma non mi fischiare adesso alla fine del primo tempo, era una buona azione questa. No, no, Ben Arfa fa schifo come punta. Adesso metto Jonas, che è una vera punta, anche perché adesso subisco gol. Ah no, abbiamo ripresa, però la palla ovviamente torna a lui, perché ha un culo che muore veramente sto qua. Ha un culo assurdo, ma dai, non è nemmeno fuori gioco. Madonna, devo mettere subito Jonas in attacco, che Ben Arfa non è un attaccante. Leviamo Goetze, che è quello un po' più stanco, mettiamo Ben Arfa sulla mediana e andiamo a mettere in attacco Jonas. Per il momento va bene così, anche se un po' più di velocità sulla destra mi servirebbe, quindi voglio provare a mettere anche Salvio per Yarmolenko, dai. Ben Arfa allarga lì per Masina. Masina veramente? Mette in mezzo per Rabiot col mancino centrale. Buono Ciciretti per Ben Arfa, sì così! 2-2, easy, non abbiamo fatto nessun obiettivo, però il mio obiettivo intanto è vincere per adesso la partita. Gli altri obiettivi, ve lo dico, non sono troppo difficili, quindi secondo me ce la possiamo fare, però dobbiamo vincere questa partita. Ottimo, prova a cercare Jonas, Gonçalves, Oliveira. Madonna. Finisce qua la prima partita in 2-2, quindi in pareggio. Non siamo riusciti a fare niente, non abbiamo subito gol d'angolo, è già qualcosa, non abbiamo subito nemmeno espulsioni. Quindi per il momento va bene, non abbiamo fatto niente, però dobbiamo segnare a fuori area, dobbiamo fare questi due skill goal, dobbiamo fare sto cross, sto gol su cross in Rabona. Eccola qua la seconda partita di questa seconda stagione contro Gnori, che ha una Serie A con Esciarabi, anche lui però una sua versione normale, Berardi in prestito e André Silva. Serie A abbastanza discreta, con anche Joao Pedro sulla tre quarti, non è da sottovalutare. No, no. Bello Ben Arfa. Bello Ben Arfa. Mamma mia Ben Arfa. Subito con lo skill goal, perché sono due skill come vuole già Strong, perché è lui che decide veramente come fare gli skill goal. Sono due skill con i quali mi sono liberato di due avversari. Tiro a giro bellissimo Ben Arfa, che è da dentro l'area, quindi non è gol anche da fuori area. Però uno skill goal l'abbiamo messo da parte. Benissimo Ben Arfa. Bravo, così ti voglio. Brescia, prova a rientrare, sempre lui con l'elastico, mamma mia, Esciarabi fuori, sarebbe stato due skill goal in 6 mesi, sarebbe stato assurdo. Buono Rabiot, Ciciretti si gira bene, Ciccio col tiro, oddio l'avevo visto dentro, Yarmolenko, buono per Esciarabi, il tiro a giro è da fuori area, è da fuori area, quindi è un tiro, dalla distanza sono un tiro da fuori area. 2-0, buonissimo, ha anche richiesto la pausa, quindi probabilmente ci sarà anche un rage quit. Ok, non ha quittato, però ricordiamoci il gol che dovrebbe essere da fuori area. Sì, sì, proprio da fuori area, bel tiro, Esciarabi, 2-0 e primo obiettivo portato a casa. Buono Escia, se ne va alla grande, cross in Rabona. Madonna, non entrano, ancora calcio d'angolo di nuovo. No, no, no. Non mi dire che questo è gol d'angolo. Ragazzi, questo dovrebbe essere gol d'angolo, perché il mio difensore ha rinviato male e è rimasta lì. Scrivete qua nei commenti se secondo voi è un gol d'angolo. Ok, finisce il primo tempo purtroppo in 2-1. Dico purtroppo perché abbiamo subito sto gol che è praticamente d'angolo. Cioè, ve lo dico, però voi scrivetemi qua sotto nei commenti secondo voi cosa ne pensate. Abbiamo fatto il gol dalla distanza, ma non mi preoccupavo perché in questo FIFA è anche abbastanza semplice segnare dalla distanza. Quindi era un obiettivo dalla dirigenza, diciamo, di livello
basso, cioè insomma priorità bassa per come si può dire, però anche su non subire gol d'angolo era probabilità, cioè priorità elevata, perché è difficile farlo, non subirlo, cavolo. Mano Yarmolenko, prova lo sto cross in rabona per Ciciretti che tira al volo un po' come poteva. Facciamo qualche cambio perché il centrocampo è completamente morto. Quindi leviamo Götze, mettiamo Jonas e mettiamo Jonas di nuovo attaccante. Stavolta Yarmolenko lo sposto qui come centrocampista centrale e metto Salvio. Potrei anche mettere Ogbonna per Perren, almeno facciamo tutti e tre i cambi. Alla lì per Escia. Buono Escia. Cross in rabona, non è male, però il testo è orribile. Yarmolenko sulla fascia per El Shaarawy, mette in mezzo per Ben Arfa, ancora El Shaarawy, El Shaarawy, cross che non è in rabona per Salvio, 3-1, poi cross in rabona, maledizione. Ok, finisce qua la partita, 3-1, comunque è una buona vittoria, però abbiamo subito gol d'angolo. Cioè adesso lo andiamo a rivedere il replay, vi lascio la scheda qua in alto per chiedervi se secondo voi è un gol d'angolo, poi comunque deciderà la dirigenza, quindi alla fine è la dirigenza che decide, però voi magari gli date una mano. Andiamo a vedere le azioni, dove vediamo il primo gol di Ben Arfa, che qui se ne va benissimo con la nuova skill, e poi qui perfetto, perfetto, se ne è andato via due avversari in modo incredibile, non mi ricordo se è lo stesso o se è due avversari diversi, però comunque alla grande. Poi abbiamo il gol di El Shaarawy, che è quello che abbiamo visto da fuori area, poi abbiamo questo gol che io direi che è da calcio d'angolo, invia male il mio giocatore, poi un tiro orribile di Berardi che entra dentro. E infine abbiamo il gol di Salvio, che però, come vedete, purtroppo non è sul cross di rabona, ma ha fatto un cross di mancino il Shaarawy. Eccolo qua, la terza e ultima squadra, il terzo e ultimo avversario, i Puffi, sono i nostri avversari, che hanno una Serie A con Immobile e Schick lì davanti, Ilicic sulla tre quarti, un'altra Serie A iniziale però discreta. È buono, dai El Shaarawy, inventa qualcosa. El Shaarawy, El Shaarawy, El Shaarawy. Palo. Attenzione all'inserimento lì. Vabbè, nessuno che chiude ovviamente. È inutile avere una difesa se nessuno lo chiude, Schick. Dai, 1-0. Attenzione. Oddio, oddio, che schifo. Grazie Ciccio, grazie, troppo gentile, 1-1, anche il gol da fuori area, ma non ce n'era bisogno, 1-1. Bravi, aspetta Ciccio, ancora buono l'1-2, il cross in mezzo di El Shaarawy, il rabona per Ben Arfa, che mai può fare gol, mai. No basta sti gol di merda, no dai, ma che diavolo di culo che c'hai, che culo che c'hai, ma sei assurdo. Finisce qua il primo tempo sul 2-1 per il nostro avversario, che devo dire si merita sto vantaggio, perché la mia squadra fa schifo e perché Ben Arfa non è una punta e non sa giocare da punta. Buono Benny, buono Benny, in mezzo, non voglio lo skill goal, voglio il gol, voglio il gol di Ciciretti al 51esimo, non volevo lo skill goal, volevo il gol per pareggiare. Poi possiamo provare anche lo skill goal, il cross in rabona, tutto per la trovo, ma prima dobbiamo vincere le partite. Dai, dai Ben Arfa, dai Ben Arfa, dai Ben Arfa, dai Ben Arfa, così, dai Ben Arfa, dai Ben Arfa, dai Ben Arfa, cost to cost di Ben Arfa, cost to cost di Ben Arfa, prende rigore, no questo è rigore arbitro, questo era rigore. Buono Ben Arfa per Götze che può concludere, 3-2 di Mario Götze. Nessuno obiettivo di dirigenza soddisfatto con questo gol, ma soddisfatta la mia gioia personale di andare in vantaggio contro questo gol. Vai, apri tutto, di là c'è El Shaarawy, di là c'è El Shaarawy. Possiamo provare cross di rabona, possiamo provarlo con calma. Bello, ancora per El Shaarawy. Ci devo provare per forza, è buono il cross di rabona. Mannaggia, accidente al portiere, accidente a lui. Vediamo di non subire un altro gol sul calcio d'angolo. Tanto vabbè, ormai l'abbiamo già subito. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Può andare ancora in mezzo per Ben Arfa. Ancora di lato per El Shaarawy. El Shaarawy, fallo sto cross in rabona. Non è in rabona, ma ti pare in rabona sto cross. Vabbè, finisce qua. Abbiamo vinto, quindi siamo presi 3 punti per la nostra divisione. Non siamo riusciti a completare nessun altro obiettivo, quindi per il momento
rimaniamo con il gol dalla distanza, cioè il gol da fuori area, ma ne abbiamo fatti tipo 3 in questo episodio di gol da fuori area. E quindi arriviamo nella divisione 9 a 7 punti con 2 vittorie e un pareggio. Poteva anche andare peggio, pure la Lima, cioè, è troppo forte. Quindi abbiamo purtroppo subito, almeno secondo me, il gol sul calcio d'angolo. Comunque vi ho lasciato la scheda, insomma, se non la trovate vi lascio anche il link in descrizione del sondaggio per votare. E vi lascio un'altra scheda, un altro sondaggio con chi volete mantenere di questa rosa nella prossima stagione. Quindi vi metto tutti i nomi di tutta la rosa, quelli più votati andranno nella prossima stagione, quindi nella panchina della prossima squadra. Io vi chiedo nuovamente un bel mi piace per supportare al meglio questa serie. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanella, fate quello che diavolo vi pare. Passate dai link in descrizione, trovate i sondaggi, la pagina Facebook, i profili Instagram, tutto quello che volete veramente. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. The gravity pulls you straight down.